Anche stamattina ci troviamo nei pressi della stazione centrale, stavolta non per prendere un treno, bensì un tram che ci porterà al palazzo di Nymphenburg. Ci accomodiamo in questa vettura moderna e ultra pulita e non possiamo fare a meno di fare alcune considerazioni sull'efficienza dei trasporti della capitale bavarese. Allora qua i tram passano uno dietro l'altro, se uno ne perde uno lo prende subito dopo, non c'è problema, non esiste che arrivi in ritardo. E il nostro tram, che oltre a essere puntuale è anche molto veloce, ci lascia in pochi minuti nei pressi del palazzo di Nymphenburg. Questo enorme palazzo, il cui nome vuol dire Castello delle Ninfe, era la residenza estiva dei re di Baviera. Nell'avvicinarci al palazzo, notiamo che anche i postini qui sono ecologici, poiché consegnano la posta girando tra gli edifici in bicicletta. Oggi non andremo a visitare l'interno del palazzo, ma andremo ad esplorare l'enorme parco in stile francese che lo circonda. Il parco è diviso in due da un lungo canale che forma un asse tra il palazzo e la cosiddetta cascata di marmo. Decidiamo di andare a visitare la metà che si trova a sinistra del canale e, giunti davanti a un bivio, scegliamo la strada che ci porta all'interno del bosco. Anche questo parco è percorso da piccoli ruscelli e da grandi canali di acqua fresca e c'è chi viene qui ad abbinare gli effetti benefici della natura a quelli del Tai Chi. Nel cuore del parco, tra questi alberi, è presente anche il Dörfchen, un piccolo villaggio tra cui spicca la Green Pump House, una delle tante case che fungono da stazioni per pompare l'acqua e far funzionare le fontane del parco. Nel XVIII secolo, negli stagni di quest'area erano stati introdotti anche i castori, che venivano mangiati durante la Quaresima, perché venivano considerati pesce e non carne. Andiamo a sinistra o a destra? Decidi tu. Fai a caso. Andiamo a destra. E questa scelta combattuta ci porta a scoprire la fonte del ruscello, al di sopra della quale è presente una statua di Pan, intento a suonare il suo famoso flauto. E a quanto pare anche Lessie, prima di tornare a casa, viene a rinfrescarsi nelle acque di questa fonte. Proseguendo il cammino, scopriamo che in realtà le acque sono alimentate da questo laghetto, che si trova proprio alle spalle della sorgente. Dopo aver percorso in lungo e in largo questa sezione del parco, giungiamo finalmente all'estremità opposta del canale centrale, dove si trova la cascata di marmo. Dalla cascata di marmo, con i suoi cigni e le statue delle divinità greche e romane, l'enorme palazzo di Nymphenburg sembra una piccola casetta tra i boschi. E già che parliamo di canali, l'associazione di idee è bella e pronta. E anche nel cuore della Baviera ci si può improvvisare gondolieri veneziani. E con questa immagine un po' anomala per il contesto in cui ci troviamo, concludiamo la visita al palazzo di Nymphenburg e riprendiamo il tram che ci riporterà al centro di Monaco. Ormai è ora di pranzo, per cui ci rechiamo al solito Biergarten nei pressi di Marienplatz per provare una nuova specialità della cucina bavarese, Würstel e Krauti, accompagnati da una buona birra gelata. E dopo la nostra dose di salsiccia quotidiana, che qui è proposta, esposta e pubblicizzata in tutte le salse, riprendiamo il cammino. Boys, like a little mummy, please, oh,
E dopo aver ascoltato questa versione acustica di All About the Bass di Meghan Trainor, decidiamo di compensare l'overdose di carne con un po' di vitamine. Anch'io. Anch'io. Ok? E con una busta piena della freschezza e dolcezza delle pesche nettarine, possiamo procedere verso la prossima tappa. Utilizzando il nostro biglietto giornaliero, prendiamo la metropolitana e ci rechiamo a Königsplatz. Usciti dalla metro Königsplatz, non ci siamo ritrovati automaticamente sulla piazza. Abbiamo dovuto un po' faticare, insieme ad altri turisti che erano spiazzati quanto noi, per ritrovare la piazza. Abbiamo chiesto informazioni, però alla fine eccoci qua. Questa è Königsplatz. Questa piazza monumentale, che durante il Terzo Reich veniva usata per i raduni del partito nazista, presenta oggi sul lato la Gliptoteca, un museo che ospita opere d'arte antiche, greche e romane. Subito accanto troviamo i Propilei, che una volta era una porta che fungeva da ingresso occidentale alla città. E infine abbiamo il museo che ospita le collezioni nazionali di oggetti antichi, tra cui anche vasi e statue greche ed etrusche che sono rappresentate sulle pareti della fermata Königsplatz. Siamo diretti all'Olympia Park, il parco olimpico costruito in occasione dei giochi olimpici tenutisi a Monaco nel 1972. All'entrata spicca la Olympiaturm, la torre olimpica, alta 290 metri, che funge allo stesso tempo da simbolo del parco e da torre televisiva. Qualche metro più in là c'è l'Olympiahalle, un impianto sportivo che ha ospitato campionati di pattinaggio, hockey, nonché mostre, concerti e fiere. Siamo fortunati perché qui in questi giorni si sta svolgendo il festival estivo, dove sono state allestite bancarelle di vario tipo e perfino un Luna Park. C'è chi preferisce gli autoscontri e chi è attratto dalla voce macabra proveniente dalla Casa degli Orrori. C'è chi vuole rilassarsi facendo un giro sulla ruota panoramica e godersi la vista dell'intero parco e chi vuole provare emozioni forti su attrazioni più spericolate. Vuoi andare sulla giostra che ti fa fare il giro a 360 gradi? Se mi pagano, no. Non ci andrei mai. Oltre alla torre e all'Olympiahalle, il parco è anche caratterizzato dal vasto laghetto che occupa tutta la sua porzione centrale. Lontano dal brusio del Luna Park, qualcuno preferisce starsene qui, sdraiato sull'erba ad ammirarne i colori alla luce del tramonto. Qualcun altro invece sente maggiormente il clima sportivo del parco e ne approfitta per fare un po' di attività fisica, attraversando il laghetto a colpi di pagaia. E infine c'è chi usa questo prato per migliorare le proprie doti da giocoliere. E come ogni festival che si rispetti, c'è anche l'area ristorazione, dove si può venire a mangiare qualcosa o semplicemente a prendere un drink cullandosi al ritmo di musica caraibica. Qui si spazia dai polli arrosto alla cucina thailandese, dai tranci di pizza ai panini con hamburger. Il mostro è particolarmente allettato dal pollo arrosto e ne prende mezza porzione. Buonissimo, veramente buono, buonissimo. E così il mostro è sistemato, ma adesso tocca a me. E visto che a me il pollo non piace, ho ripiegato di nuovo sui Wurst. Questa volta c'è il Rot e il Weiss.
Terminiamo la cena combattendo con le api che ci ronzano intorno e poi facciamo un ultimo giro del parco, dove nel frattempo si sta svolgendo un concerto. Il sole sta cominciando a calare sull'Olympia Park e noi, un po' in disparte sulla collina, ci facciamo spettatori dell'allegria che pervade questa bella sera d'estate e che porteremo con noi, il perfetto souvenir di un bellissimo viaggio che sta volgendo al termine.